Eccoci alla torre del recinto di San Mauro di Almese per parlare delle attività che si svolgeranno durante la 12ª edizione della giornata dell'archeologia in Valsusa. E ne parliamo con l'associazione FIA, l'associazione culturale Comale. Chiederei prima al signor Bunaretti di raccontarci quali sono le attività di quest'anno. Sì, diciamo che in preparazione a questa giornata archeologica, con il contributo dell'amministrazione comunale, abbiamo posizionato dei cartelli che illustrano tutta la storia del Ricetto, che dall'ingresso via via all'interno del borgo, chi viene può comunque andare via anche in caso di orari non di apertura, può andare via con un'idea chiara di ciò che ha visto e la sua storia. Inoltre, in punta alla torre abbiamo sistemato un pannello illustrativo di tutte le montagne e tutta la zona circostante, nonché un particolare cannocchiale che punta su tutte le cime che avvolgono, diciamo, il borgo medievale. Per la giornata archeologica manterremo le possibilità di visite guidate dal mattino fino anche alla sera dopo cena, sempre o naturalmente su prenotazione e con l'obbligo del Green Pass. Benissimo. E per quanto riguarda invece l'Associazione Culturale Comale, quali sono le attività che si svolgeranno? Allora, per quanto riguarda noi, come Ricetto per l'Arte, avremo una proroga della bellissima mostra che è stata inaugurata a luglio, che si intitola Scrittore in prosa. È una mostra fotografica realizzata da Mauro Raffini e nelle settimane precedenti la giornata archeologica ci sarà anche un aperitivo letterario con Margherita Oggero, dove ci sarà un confronto tra scrittura e fotografia. Come accennavo, proroghiamo questa mostra, ma avremo anche una mostra a sorpresa che si intitola Regeneration, però non vogliamo svelare niente, quindi sarà una sorpresa e potenzialmente sarà nella parte esterna del ricetto. Sì. Sono Giuseppe Misurac, il direttore artistico, e nell'ultimo anno, visto che c'è stato il Covid, abbiamo riproposto la nostra programmazione. Siamo riusciti a fare molte iniziative e siamo molto contenti, perché il Ricetto per l'Arte era partito come sede espositiva di mostre d'arte, quindi abbiamo fatto delle mostre degli artisti più importanti della zona. Abbiamo incominciato con Antonio Carena e Eugenio Comencini, e poi abbiamo dato la possibilità agli artisti locali, ai due fratelli Girard, di esporre insieme a Ivo Bonino, ma abbiamo dato anche la possibilità ad altri artisti locali, diciamo quelli amatoriali, di poter fare delle esposizioni qui in questa sede. Però passando il tempo abbiamo capito che si poteva andare oltre, perché abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo fatto degli incontri, la presidente Virna Suppa ha organizzato dei corsi di yoga. Quindi abbiamo pensato di realizzare, di andare oltre la Ricetta per l'Arte, di non fermarci solo all'arte, ma di realizzare una vera e propria agorà. La mostra che abbiamo appena, che è ancora esposta, che sarà aperta anche per il giorno dell'iniziativa, con la Villa Romana, va proprio verso questa indicazione. Crediamo che dei luoghi importanti per la cultura debbano rinascere. Credo che il discorso dell'agorà, che è partito dal Ricetto per l'Arte, io sento già qualche cosa di vero che si sta estendendo anche a livello nazionale. Per le agorà ne sentiremo parlare. Grazie mille. Diciamo che anche queste iniziative fanno parte, si incastrano bene anche nel discorso del tema di quest'anno, che è la joie de vivre dopo l'epidemia, le rinascite. Una rinascita, anche una riscoperta dei luoghi, della cultura, del territorio e anche degli scrittori che magari hanno reso importante il territorio. Quindi questo è molto importante. Io vi ringrazio e aspetto tutti per il 18 di settembre per la giornata dell'archeologia. Grazie mille. Grazie.
buon pomeriggio, ci troviamo alla Villa di Almese, la Villa Romana di Almese, che anche quest'anno partecipa alla 12ª giornata dell'archeologia in Valsusa. E parliamo con l'associazione Occhelum di Torino per raccontarci anche quali saranno le attività in occasione del 18 di settembre. Allora, l'associazione Occhelum nella giornata del 18 settembre prevede di iniziare l'evento con un rito che si faceva in onore di Apollo. Questa è una sorta di rievocazione appunto di una cosa che era stata fatta nel V secolo avanti Cristo per scongiurare un'epidemia che era scoppiata in città. Benissimo, e durante la giornata farete diverse manifestazioni legate a questo? Sì, esattamente, si parte con il rito, poi saranno seguiranno prende dei combattimenti tra gladiatori e si spera che anche il nostro gruppo di danza delle Dervonne possa eseguire una delle loro danze. Benissimo, ti ringrazio molto. Chiederei anche alla responsabile comunicazione dell'associazione Arca di raccontarci un po' quali saranno le attività in generale legate alla giornata. Grazie. Allora, come associazione Arca, oltre a proporre le visite guidate con un archeologo all'interno della villa qua di Almese, ospiteremo anche degli artigiani del luogo di Almese e dintorni che all'ingresso della villa mostreranno le loro opere, da statue o piccoli utensili in legno piuttosto che pietra. In generale più o meno questo. Bene, la giornata, voi siete aperti tutta la giornata del 18? Siamo aperti tutto il giorno dalle 10.30 fino alle 19.30 con le visite che partono più o meno ogni ora e mezza. Ed è necessario la prenotazione o...? La prenotazione al momento non è necessaria, però richiediamo giustamente come da normativa il Green Pass oppure l'attestazione della prima vaccinazione oppure di guarigione dal Covid. Benissimo, ti ringrazio molto. Grazie. Grazie. E quindi non faccio altro che invitare tutti quanti a conoscere la Villa Romana di Almese e quali sono le possibilità storiche e archeologiche in zona. Grazie mille.